Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Oggi voglio fare una partita, ce l'avevamo quasi fatta nella volta scorsa a prendere qualcosina in più, ma di volta in volta abbiamo scoperto anche cosa fanno loro più o meno con questo discorso della sfida. Ho un sacco di roba nuova da poter comprare. Torretta portatile, rompighiaccio, singolarità, cannone scientifico, mi piace il nome. E le nanomacchine, prendiamo le nanomacchine perché costano un po' di più rispetto al resto, vediamo se sono utili. Queste nanomacchine che assomigliano a mostri di Space Invaders, e andiamo pure dentro la run con il nostro Marine. Ogni tanto userò anche il pilota, però per adesso credo sia il personaggio più scarso tra i quattro. E tra l'altro vedremo anche come conquistare altra roba. Uccidi il tuo passato, il tuo futuro è già dannato, il resto è indegno. Quindi forse quello c'entra quando avremo ucciso il nostro passato. Beh, non lo so. Lo vedremo di volta in volta e anche con i vostri commenti. Ho intanto un'arma migliore finalmente con rispetto a quello che avevamo nella run scorsa. Almeno una un po' più precisa. Quindi vediamo un po' come costruire la nostra run. Cerchiamo di trovare armi e bagagli e cercare di fare il meglio possibile. Qua non posso fare niente, cioè devo usare per forza l'arma principale, quindi giochiamo un po' di dodge. Vedo già tanta roba per terra, ok, che rischio. Tante monetine per terra, quindi questa è una stanza ricca. Una bella stanza ricca per noi che ci dà 19 soldi in tutto. Due le avevamo già prima, se non sbaglio. Ok. Qua bisogna fare il dodge roll un po' lunghissimo. Come faccio qua? Ah, ok. È vero che posso fare anche questa cosa. Quindi ho imparato una cosa nuova perdendo l'armatura, come un pirla, però va bene perché il nostro danno di fortuna per la run, sperando che valga anche questa regola come su Isaac. Questo era il secondo danno di fortuna, ovviamente c'è sempre un primo e se il detto non sbaglia, non c'è due senza tre e il quarto viene da sé. Vediamo poi di andare di qua. Perfetto, proviamo a vedere qua in alto. Ok, ci siamo quasi. Comincio anche a capire più o meno vari pattern dalle animazioni che fanno i nemici. Qui c'è una roba che non ho mai visto. Ah, mi potete curare voi, giusto? Dovremmo operare. Oh cielo, qui bisogna intervenire subito. Sto benissimo. Allora mettiti qui. Me la spaccano in testa. Molto meglio. Ok, mi ha curato praticamente. Scusate la pausa, riprendiamo, ci siamo ricaricati di energia, però questa è una run che probabilmente avrà un sacco di pause qua e là, perché probabilmente sto recitando nel momento sbagliato della giornata, ma va benissimo così. Andiamo di fare del nostro meglio, andiamo pure qua sopra andiamo di qua c'è questo qui, abbastanza semplice, semplice. Com'è andata la vostra giornata per questo? Mi piacerebbe sentire qualcosina di voi nei commenti, quando guardate questi video, mi piacerebbe appunto sentire cosa avete da dire, come è andata la vostra giornata, come vi godete questi video. E pozione della pelle di piombo, sangue di mostro e boccetta di veleno. Boccetta di veleno penso di aver capito cos'è. Pozione della pelle di piombo probabilmente mi protegge. Sangue di mostro è quello che mi interessa di più e quindi sarà quello che andrò a prendere. Magari l'oggetto più schifoso dei tre, ma chi lo sa, magari me lo scrivete dopo. Ecco, una cosa che potete scrivermi nei commenti è quando ci sono delle scelte. Sicuramente c'è un oggetto migliore di altri, ovviamente anche a seconda del playstyle che ciascuno di noi ha, però appunto vorrei sapere in base a quello che mi dite voi se è meglio o peggio uno fatto bene o fatto male a prendere determinate cose. Qua finiamo un attimo l'esplorazione prima di andare contro il boss. La stanza per aprire la porta del boss sembrava un po' diversa dal solito, forse sono io che mi sbaglio. Non è che magari abbiamo anche quel boss speciale che troviamo ogni tanto, che è la testa, possiamo combattere contro la testa che è la porta, il guardia di porta, la testa scheletrica. Aia, andiamo pure di far così. C'è ancora qualcuno? No, abbiamo recuperato soldi, 40 soldi. Apriamo questa e dentro c'è la stampella, ti serve.
un oggetto passivo migliora la mira in qualche modo. Ottimo. Ottimo. Andiamo al negozio. Con 40, allora acquistiamo questa pozione mostro. Vediamo com'è. Sangue di mostro. Aprire con cautela. È un passivo. Il barattolo emette una sostanza letale quando viene danneggiato. Quindi probabilmente quando vengo colpito lascio del crepe in giro. Comunque ho solo l'arma iniziale, quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Eh sì. Ah no, ok, è solo che si illumina. E vediamo un po' come ce la caveremo contro il becco di fuoco senza protezione. Qua dobbiamo andargli vicino. Ah sì, ok, vengo colpito e fa questa cosa qua. Quindi quando vengo colpito fa questa cosa. Abbiamo perso già un sacco di energia, ma va benissimo così. E tanto mi interessa imparare qualcosina. Tra l'altro, in questa maniera, becco di fuoco in questa situazione non è proprio dei più facili, mi sa. Perché non ho modo di ripararmi dietro niente. Se fossi dentro la biblioteca ancora, ma dentro il giardino così la vedo un po' dura. Ok, sono riuscito a evitarlo in una maniera incredibile. Magari usiamo un po' di questi ogni tanto anche. Ah, però così vicino non posso stare. E devo usare molto di più gli obliteratori contro di lui. Però ce la si può fare. Vabbè, abbiamo perso tantissima energia con questa cosa, ma va ben lo stesso. Ci prendiamo due chiavi e la balestra appiccicosa. Ah, ok, una balestra che i cui colpi esplodono. Interessante all'uso. Con 66 possiamo ancora comprare qualcosa. Possiamo riprenderci un po' di energia. La pozione della pelle di piombo. Prendiamo la pozione della pelle in piombo. Sono invincibile. Vediamo pure che cos'è. Invulnerabilità temporanea. Ottimo. Allora a questo punto con 38 possiamo comprare la corazza, che non costa quasi niente. Quindi fa bello tenere le robe prima. Questo lo possiamo usare anche se non serve a niente. Però almeno due colpi li recuperiamo in questa maniera. E andiamo pure giù. La pozione non so neanche se vale una volta sola o più di una. Vediamo di aprire anche questa qui, che contiene il raggio bagliante, che è ok. È più preciso tra l'altro il raggio bagliante, quindi in realtà è molto buono come oggetto in questo caso. E vediamo allora di salvare la RAM, perché mi tocca mettere in pausa. Quindi allora un po' sbattuta. Sì, salva ed esce. Ci vediamo tra pochissimo. Ehi! Ok, eravamo rimasti al livello 2. Se vi ricordate qua, beh, devo ricordarmi io in realtà, perché voi vedrete questa cosa subito consecutiva. Au. Decisamente au, perché dovevo prendermi di nuovo, visto che per me è passato un giorno, devo riprendermi il danno di fortuna a quanto pare. E ho l'invincibilità da quella parte. Proviamo a usare la balestra appiccicosa. No, proviamo a usare l'arma normale e riprendiamoci pure, così capiamo pure cosa fare. Avete finito di spawnare gente? Ok, finalmente ha finito di spawnare gente. Vediamo pure andare su di qua. Curva dei proiettili. Maledizione. Ho i proiettili alla ricerca per caso? Non mi ricordavo che avessi i proiettili alla ricerca. Ah sì, perché ho la stampella. Ok, usiamo la stampella. Allora intanto andiamo a vedere giù qua, perché questo qua dovrò imparare prima o poi a usarlo. Quindi se riesco a farlo un'altra volta, molto volentieri. Allora, ok, quanto vuoi? 30? Vabbè, aspettiamo di avere 30. E vediamo di andare avanti da questa parte. Cerchiamo. Sono parecchio stanco oggi purtroppo, quindi cerco di fare il mio meglio per tenervi comunque compagnia in questa run. E cerco anche di concentrarmi contemporaneamente per risollevare le redini di questa run, che è iniziata un po' maluccio.
Però comunque stiamo imparando roba nuova, oggetti nuovi, cose sbloccate, insomma. Piano pianino sistemiamo un po' il tutto. Qua vediamo di beccare questi, che devo capire se mi fanno danno o no. Effettivamente, potreste scriverlo anche sotto. Non mi ricordo, mi sa che mi spingono e basta. Proviamo a usare questa? Che dite? Questa posso aspettare un attimo. Apriamo, andiamo nel negozio, anche già che ci siamo. Il negozio contiene la cartucciera e il blazer d'ordinanza. Vabbè, intanto andiamo avanti. Ok. Non è che sia potentissimo come arma, quello che ho. Questa la apriamo qua e mi dà un più uno. Proiettili più uno. Più uno ai proiettili. Proiettili di fattura eccezionale. Quindi faccio più danno. Non so se... I raggi che curvano, tra l'altro, adesso ho visto. Abbiamo i proiettili che fanno più danno. In generale. 1, 2, 3, 4. Un'altra chiave, bene. Ah, mi ha colpito alla fine. Maledetto, m'ha colpito. Ok, abbiamo ricaricato. Proviamo ad andare a vedere qua sopra. Qua sopra c'è una di queste stanze qua. Qua possiamo anche aprire questa. Andiamo un attimo allora nel pezzettino nuovo qua, a vedere se lui ci dà un premio. Se riusciamo ad avere un premio migliore. Andiamo. Allora, qua dovrebbe essere abbastanza facile, perché faccio così. Perfetto. Così. No. Un po' più in alto, un po' più in qua. Wow, ci sai fare, ecco per te. Ho colpito solo due, mi dà un libro. Libro di anatomia forzierica. Demolizione controllata. Migliora il contenuto di forzieri rotti. Ok, quindi se non ho chiavi. Verde o verde? Apriamo la verde o la verde? Apriamo questa verde. Che contiene un altro proiettile speciale. Proiettile a reazione. Proiettili più veloci. Quindi sto prendendo un sacco di miglioramenti all'impatto dei proiettili. Quindi questi fanno così. Questi sono più veloci. E anche questi sono molto più veloci. Perfetto. Continuiamo la nostra avanzata. Prima di rompere questa vorrei vedere se c'è un'altra chiave in giro. Questa è la stanza speciale. Soldi non ne ho. Molto bene. Ah, faccio colpire come un pirla. Proiettile più uno è anche veloce, quindi non male. Credo adesso siano diventati 3 colpi anziché 4. Qua c'è il boss. Finiamo l'esplorazione anche di questo, così poi vediamo se rompere l'altra. Potrei anche aspettare di finire il boss per recuperare una chiave eventualmente. Questo è un tempio oscuro per vaso. Resta? È una stanza speciale questa, ok. È una stanza boss rush questa. Il mio premio è... Ah, ok. Cioè, sono diverse ondate.
Ok, il mio premio è... Ups. Non morire intanto. Ok, il mio premio è la maschera. Nanomacchine, roba da senatore. Mi ha dato due di... Due di armatura. Ottiene una corazza quando subisci danni ripetutamente. Ok, il fatto che abbia pochissima energia allora in questo caso è un vantaggio. Bene, qua si possono liberare i due signori là. Non abbiamo altre cose. Possiamo comprare una chiave? Quanto costa la chiave? Costa 30. Cartocera, blazer d'ordinanza. Darei via a sto punto la balestra. Speriamo in qualcosa di... cartucera? Blazer d'ordinanza? Costa uno in più. Allora, prendiamo la chiave. Mi incrociamo le dita. Magari sto facendo una cavolata. Ma più che altro voglio esplorare un po' di oggetti. Staranno qua. Ok. Fucile d'assalto della Brigata Oblio. È un'altra arma che a me piace in realtà. Che con tutti i bonus che abbiamo dovrebbe essere molto forte. Cerchiamo magari la stanza segreta che non sia... qui. Perché è qui. E mi faccio anche danno perché sono stupido. Yups. Quindi praticamente è un nulla di fatto questa. Sì, perché ho trovato un obliteratore e ne ho usato uno per entrare. Quindi andiamo contro il boss. Andiamo contro il boss. Vediamo come ce la caviamo contro il boss. Useremo quest'arma qua. Il boss è il... l'occhio del Beholder. Il Beholster, come viene chiamato. Ah, sono invincibile. L'ho disintegrato. Molto bene. Molto molto bene. Ci prendiamo questo. Ci prendiamo sta roba qua. Questi sono i proiettili incazzato. Quello che abbiamo intorno. Germa rossa. Schiva come pochi. Migliora la schivata. E sinergizza con con qualcosa. Ho la rotta schivata più alta. Vabbè. L'importante è che ce l'abbiamo fatta. Andiamo un attimo a liberare i nostri ragazzi qua dietro. Grande sale, 9 di 12 abbiamo anche. Che probabilmente sono le cose. Era ora che arrivasse qualcuno. Io sono Fucildr. Fucildr. Quei codardi ci hanno circondato e prima ancora che potessimo reagire ci siamo ritrovati in trappola. Grazie per l'aiuto. Ah, splendido. Forse avrai già sentito parlare di me. Mi chiamano il Grey Mauser. Come no? Ad ogni modo il mio nerboruto amico stava cominciando ad annoiarsi. Ti sono molto riconoscente. Quindi questi sono i cacciatori che, se non mi ricordo male, danno delle missioni, qualcosa del genere speciale. Con 30 e qualcosa possiamo dare via un'arma? No, tiriamo le armi che abbiamo. Alla fine stiamo volgendo abbastanza al positivo, si spera, questa run. Vediamo di andare pure al prossimo piano. Vediamo come ce la caviamo. Siamo un po' con l'acqua alla gola, ma effettivamente l'acqua alla gola è quello che ci vuole in serate così d'estate, almeno quando sto registrando. Chissà quando lo... no, lo pubblicherò abbastanza a ridosso in realtà. Cominciamo bene. Facciamo questo? Che dite? C'è la versione cicciona di quello. Ok, usiamo quest'arma qua allora come arma principale. Bello che la bottiglia la possiamo tenere. Molto bello che la bottiglia la possiamo tenere per un po'. E si ricarica, quindi possiamo fare tutti i boss con un po' di invincibilità, che non è niente male. Forse è uno degli oggetti migliori che ho trovato finora, secondo me, di base. Allora, se funziona così la nostra arma, la nostra bottiglia, scusate. Qua c'è una germa di vetro che prendiamo. Si unisce al resto che abbiamo a disposizione. Andiamo pure di qua. Che strana stanza. A questo punto usiamo l'arma normale perché non sono capace di sparare con quella. Andiamo di qua.
pian piano riusciamo a colpirlo. Dai. Bello che c'è il suono di morte che ci serve, perché se no non capisco niente. Ricarichiamo, andiamocene via. Permesso. Cosa mi ha colpito? Non lo so, ma va bene così. Perché ci ha dato uno in più d'armatura, tra l'altro, questa cosa. Questa possiamo distruggerla o aprirla, secondo quello che troviamo. Perché entro così veloce nelle stanze, maledizione. Questa è la stanza speciale che ce ne freghiamo per adesso. In realtà, no, non voglio prenderlo perché occuperebbe il posto della bottiglia. Spreco 2000 colpi per una stanza. Questo è mio. Yeps. Yeps. Ottimo. Non ho ancora capito in che termini migliori la schivata al mio... il mio... oggetto che abbiamo. Ah, ok. Mi fa para i colpi. Non è proprio che migliori la schivata, allora. Ok, un'altra stanza verde, noi andiamo di qua. E andiamo pure giù. Vediamo cosa troviamo qua. Ti ho ucciso prima che potessi andare sottoterra. Ottimo, andiamo da questa parte. Qua c'è stato un piccolo effetto a catena. Mi date un po' di armatura? Che dite? Di qua c'è il re. Possiamo provare di nuovo a fare la sfida del re? Usando solo la sparachiodi. 21? Ma sì, dai. E usiamo la spara chiodi. Che in realtà spara dei chiodi giganti e veloci, quindi dovrebbe essere utile. Ah, mi sono fatto colpire. Però sto sopravvivendo, questo è importante. Siete finiti? Sfida superata. Torna dal re. Ottimo. Oh, squilla una tromba della vittoria. Un premio ti spetta di diritto. Servidor, procura un'adeguata ricompensa per chi ti ha trionfato e restituisci 21. Sì, qualcosa per te e i tuoi soldi. Strapazzatore. Tutto sto casino per uno strapazzatore? Però almeno mi è tornato i soldi. Abbiamo un'arma gratis. Dai, sì, questo sì che vale la pena. Proviamo a usarla quest'arma come arma fissa. Non è male, eh. Cioè posso sparare ovunque e non spreco tanti colpi, ecco, questo potrebbe essere utile come cosa. Questa potrebbe essere molto utile come cosa. Andiamo pure nel negozio. Il negozio con 89 ci offre un fucile pistola, del ammo e una corazza e una chiave a 35. Una chiave a 35 la prendiamo, la corazza a 35 la prendiamo. E andiamo ad aprire le casse, vediamo che cosa c'è. Allora, apriamone una. Ah! Un altro modifica i proiettili. Lo sparpaglia colpi, quantità più che qualità. Quindi questo è meno proiettili, più proiettili meno danni. Ok, sinergizza con questo. Però, quindi spariamo più cose. Tu spari di più. Tu spari di più.
Ok, sinergizza più o meno con tutte le armi che abbiamo. Buono a sapersi. Qua avremo la via per andare avanti di qua. E andiamo di qua intanto. Direi che così, sparando più uova, facciamo una bella... Qua c'è la Daruma, l'anello del forziere amico e l'anello dell'armorfo amico. Entrambi interessanti, però abbiamo bisogno di una chiave. Ogni volta che sblocchi una porta del gancio, il lucchetto va in un posto migliore. O almeno così dicono. Lo spero, ma chi lo sa? Chissà. Ok, vediamo pure di continuare allora. Dovrebbe esserci più... Penso ci sia solo la stanza del boss a questo punto. Vediamo subito se è così. Che è un male in realtà, perché avrei bisogno di ricaricare l'oggetto prima. Ecco. Abbiamo finito l'esplorazione? No, c'è quella da distruggere eventualmente. Allora, distruggiamo questa. Ok. Mi è andata la... Questa che può essere ricaricata e spara più robe contemporaneamente. La spezza scudi. Cosa c'era nel negozio? C'è una chiave? No, c'è la fucile pistola e ammo e gli obliteratori in giro. Ne ho 4 di obliteratori, quindi andiamo. Andiamo con che armi? Con questa e questa? Sì, dai. Vediamo chi ci troviamo davanti. Al... lui. Stammi lontano. Finito? Dove sei? Nah, mi ha colpito. Ok, ce l'abbiamo fatta a sconfiggerlo con l'invincibilità. Grazie. Questa è tutta roba mia. Questo è mio, questo è mio. E questo è un cuore in più. Ottimo. La fondina a cuore. Bene, bene, bene. Andiamo giù. Andiamo giù al quarto piano. Perché sta andando per rotto la cuffia, ma sta andando questa run. Vediamo fino a che punto riesco a spingermi. Vediamo fino a che punto riusciamo a spingerci. Qua teniamo il... teniamo questa come arma principale. Uno strapazzatore velocissimo e che spara tantissima roba contemporaneamente. Qua non posso, non ho altra via, quindi cerchiamo di non fare gli stupidi. Facciamo veramente la frittata sta run. Ok, andiamo pure di qua. Già una via, un'altra cassa di quelle verdi. Sono tutte casse verdi tra l'altro, perché probabilmente le sto comprando, le sto aprendo tutte. Grazie che mi hai salvato la vita. Forse potrebbe essere un'ottima arma anche per il boss questa, eh? Perché loro, i pulcini, inseguono a manetta qualsiasi cosa trovino. E io continuo a generarne tantissimi. Qua prendiamo pure questo. Siamo a un po' di moneta. Andiamo su. Cosa mi ha colpito? Sono delle trappole per terra che abbiamo colpito. Ah, ci sono questi che spawnano da sotto. Siete finiti? Non ancora. Oh, sono finiti finalmente. Ho fatto perdere un sacco di energia solo sta cosa. Sì, io posso sparare praticamente a caso, che tanto ci pensano loro ad andare in giro fin quando siamo in una stanza aperta.
Au. Stavo dicendo, a questo punto conviene che risparmio qualche colpo su quell'arma. Proviamo questo. È parecchio veloce, almeno quello. Allora, ricarichiamo. Questa 99, questa 66. Questa 130. Ricarichiamo il fucile da brigata. E teniamo il fucile da brigata come arma principale. Ok, fin qua ci siamo. Dove sei? Perfetto, così questa possiamo ricaricarla. Ottimo. Ah, avevo saltato giusto anche. Tu hai la K? Ce l'ho anch'io la K. No, non ce l'ho sto giro. Purtroppo. Ok, fin qua ci siamo. Andiamo pure avanti da questa parte. Tra l'altro dovrei nascondermi dietro questo io in continuazione, per essere sicuro di evitare un po' di gente, perché effettivamente è un orbitale che mi protegge dai colpi. Quindi se riesco a capire bene dov'è può aiutarmi non poco. Ok, un'altra stanza, cassa blu questa volta. Tu puoi, posso venderti roba. A sto punto ti do questo, ti do la pistola aliena che tanto non la uso. Do la pistola aliena che tanto non uso e c'ho 83. Apriamo di qua. Dobbiamo ancora trovare il negozio. Qua nelle catacombe. Qua c'è il boss. Andiamo di qua. E vediamo un po' che cosa troviamo di qua. Ruotandoti intorno ti ho fatto il culo a strisce. Tra l'altro io dovrei anche usare questa a questo punto come arma in questo caso qua, perché è comunque molto forte visto che abbiamo tutti i bonus. Non ci avevo neanche pensato il fatto che ho ancora l'arma con colpi infiniti. Con 96 abbiamo la maschera da clown che costa 9.999, questa è una citazione di Payday, e il distintivo che costa 135, wow. Però c'è anche il mangiatore di cose, però non mi fido, sto giro. Se riusciamo a prendere questo potrebbe essere utile, se no compriamo la chiave. Intanto vediamo se arriviamo a 135, ne dubito. Però abbiamo ancora un po' di zone da esplorare. Se no possiamo comprare una chiave e vedere cosa c'è dentro una delle casse. Cosa che andrò a fare, visto che non c'è più niente da esplorare. No, allora, niente distintivo. A questo punto compriamo la chiave. Compriamo un cuore. Andiamo ad aprire la cassa blu o verde? Verde o blu? Non mi ricordo mai quale delle due sia migliore. Credo la verde. Quindi a questo punto stiamo aprendo solo casse verdi. Quindi apriamo un'altra cassa verde. Ok, abbiamo lo scudo del traditore, che non è male come arma. E andiamo a sparare a questa. E mi è dato un'altra cura. Andiamo pure qua. Ci teniamo questa come arma principale. Vediamo un po' come ce la caviamo e contro chi siamo, soprattutto se è aperto. Ok, siamo contro di lui. Va bene. Continuando a sparare a caso, ma
che io spari contro i muri, riesco a fargli danno lo stesso. Infatti ce l'abbiamo fatta a sconfiggerlo, quindi è un'ottima combinazione quella che ho. Curiamoci e prendiamo questa che è la boccetta di veleno. Nah. Teniamo la nostra boccetta magnifica. Cos'è quel simboletto che c'è per terra? Il fatto che c'è un oggetto per terra? Credo di sì, spero di sì più che altro. Bene, fatto questo possiamo andare avanti. Con 40 possiamo comprare qualcos'altro? Maledetto topastro. T'ho sentito, eh. Torna di nuovo. Proviamo a beccarlo, sto topo. Ah, sapete cosa possiamo fare? Però vorrebbe dire lasciare l'invincibilità. Potrei andare a venderla questa. Ma è un rischio. No, andiamo giù. Altro da fare con i 40 che abbiamo? Possiamo provare a fare così? Ah, me l'ha fregata lo stesso. Quindi se mi teletrasporto funziona che mi frega le robe, se no posso cercare di ucciderlo. Quel maledetto. Prima o poi, chissà se si può uccidere, magari questo me lo potete scrivere. Qui non posso comprare nient'altro, a sto punto compriamo sto mezzo cuore qua. Che ci fa comodo un po' di energia in più e vediamo pure di andare giù al piano della forgia. Ah, lo strapazzatore lì si sta rivelando una buona arma alla fine della fiera. Più che altro perché almeno so che può colpirà qualcosa. Ah, giusto, è vero, perché questo genera degli scudi. Ah! Però mi ha dato un'armatura, quindi non male. E una chiave qua. Buona partenza. Avete finito? Magari cambiamo arma, una roba un po' più precisa. No, questo. Sì, devo andare di qua. Ok, c'era il martellone che mi sta inseguendo. Vieni qua. Ho già finito i colpi. Vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare di qua. Ah, ok, quella, la roba per terra è lava. Ah, mi ha colpito lo stesso. Madonna, quanti pericoli che ci sono. E ritorniamo un attimo sulla nostra arma base. Magari. Sì, molto meglio. Basta prendersi danni. Ok. Uff, fin qua ci siamo. Che fatica, ragazzi. Andiamo su? Oh oh. Blockner di nuovo.
Ok, abbiamo ucciso facilmente per fortuna Blockner. Ci recuperiamo un po' di energia. E ci ha lasciato una cassa che è qua. Contiene un anello, l'anello dell'armorfo. No, forziere vampiristico. Sangue del. Quindi mi cura quando apro. Cura quando apro un forziere. Buono. Comunque questa strapazzatore qua è fortissimo adesso. Io pensavo fosse un'arma del cavolo, ma con tutte le sinergie che abbiamo sono sopravvissute anche questa stanza. Dovrei anche usare un po' più spesso l'invincibilità, a dire il vero. Almeno due volte per piano si può usare, secondo me. Però va bene così per adesso. Vediamo di portarci in fondo. E muori. Ok, siete finiti, questa è mia. Qua c'è se riesco a trovare una chiave, magari lì dentro c'è l'oggetto della vita. Qua c'è la forgia. Totem proiettile, proiettile fantasma, accrezione minore. Madonna, che roba gigante, 48 per un cuore intero. E qua ci sei tu. Ho qualcosa per te? No. Non ho niente purtroppo sto giro. Vediamo quanti soldi riusciamo a fare. Cosa mi colpisce? Ho anche una bella gittata adesso a proposito con quest'arma. Ok, qua c'è il boss, il nostro drago. Proviamo da qua. Non c'era una chiave da comprare, no? Ah! Però mi ha sbloccato. Mi ha sbloccato almeno questa. Tiriamoci tutti i colpi possibili per questo. Tra l'altro dovrei tenere magari questa e questa momentaneamente. Forse un pochino più precisa? No, non è più precisa ma probabilmente fa più danni. Quindi faccio crowd control e poi finisco gli altri con queste. E teniamo lo strapazzatore per il drago. Ok, andiamo giù di qua. Ancora vivo sei. Ok, andiamo giù. Ah, ho beccato lo stesso. Quello lì non si può uccidere. Ancora questi con la K. Ok, andiamo avanti. Abbiamo 4 di energia. Male. Molto male. Ok, ci siamo, andiamo su. Bisogna un posto per ripararmi.
Ah, come ha fatto a colpirmi quel maledetto. Ok, ci siamo. 46, posso prendere un cuore intero eventualmente. Allora, questa ci spariamo. Una chiave. Fermi tutti. Dove era l'altra stanza? Qua. Ah! Il tagliaerba. C'ha 30 colpi. È un'arma microscopica. È forte? Magari è tipo il grillo tonante di Man in Black. Ed è fortissimo. E tu sei qua per darmi un blaster a bolle, la formicagon o la porzione dell'armicizia, che in realtà è un'ottima pozione. Quindi grazie per le tue cose, ma purtroppo di questo non posso prendere niente. Nella forgia. Questo costa 48, non c'è niente che costa meno? No. Quindi non posso fare nient'altro qua. Potrei comprare solo la pozione dell'amicizia, mi viene da dire. Ma vale la pena prendere la pozione dell'amicizia che abbiamo l'invincibilità? No. Magari qualcuno mi scriverà di sì, ma io dico di no. Io dico di no e dicendo di no vado a combattere il boss. Ok, allora. Arma primaria, arma secondaria. Proviamo giusto il tagliaerba un paio di colpi e poi facciamo lo switch. Via. Dai che ce la possiamo fare. Ok, siamo arrivati qua e adesso? E adesso? Oh cacchio. Muori. Devo aspettare che mi faccia di nuovo sta cosa. Cazzo. Dai che ci siamo quasi. Muori. Sì. Muori. Muori. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ucciso il drago. Per la prima volta ce l'abbiamo fatta. So che magari per voi sarà una cavolata, ma per me è un achievement non da poco. Ci prendiamo l'anima armata anche. Tra le varie cose che abbiamo sbloccato abbiamo 22 anima armata e un'altra roba che non ho potuto neanche vedere. Ok, e fin qui ci siamo arrivati. E adesso? Qua c'è un'altra sala. Qua è dove si può uccidere il passato. Come funziona qua? Come funziona questa cosa? Apriamo la cassa e entriamo nella chest? No. Cosa succede? Si apre la chest e mi dà la pistola per uccidere me stesso. Sì, perché posso spararmi con questa pistola. No. Devo per forza uccidermi? Sta tornando indietro il tempo. Quando sono qua non torna indietro il tempo. Quando sono qua torna indietro il tempo. E se io lo lascio scorrere il tempo?
senza spararmi. Stanno tornando indietro i minuti. Stanno tornando indietro anche i minuti. Fatemi mettere in pausa un secondo. Ok, quindi questa cosa qua, da quanto ho letto, ha a che fare con... non adesso, con questo, quindi... teniamo premuto e torniamo indietro nel passato, ma non lo uccidiamo. Si torna indietro, si torna indietro, si torna indietro. Quanto è durata questa run? Giorni? Oh, abbiamo finito la run. La musica bellissima. E abbiamo finito la nostra prima run di questa seconda cosa di Enter the Gungeon. In realtà c'è ancora molto da fare, perché bisogna uccidere i passati. Molto molto figo. Ci vediamo alla prossima, allora, direi. Questi li possiamo far schizzare velocissimi. Grazie per aver giocato. Il Gungeon c'è ancora dei misteri, ovviamente. Però, cosa ti ho ucciso? Niente, nessuno. Complimenti. Per la prima volta siamo riusciti a finire una run. Che bello. Che bello respirare l'odore di vittoria. Il passato ti perseguita, c'è scritto. Questa era la run che siamo riusciti a fare. La musica sotto è fantastica, tra l'altro. E con questo possiamo ritornare al menu principale e continuare con altre run che vedremo. Abbiamo sconfitto per la prima volta quello che dovevamo sconfiggere. Nel prossimo episodio vedremo di sbloccare altre armi e continueremo ad andare più avanti possibile. Tra questa run è partita proprio sottovoce e poi è diventata una run fighissima, la migliore che abbiamo fatto sinora, quindi mi dà molta speranza per il futuro. Grazie ancora della visione, ci vediamo al prossimo episodio. Namaste and be brave!